la prima la mettiamo in movimento così non si scassa il cambio. Tacchete, senti come entra bella. La prendo! Ma si vede che il Napoli sta per vincere lo scudo? Vabbè, facciamola un po' più stretta, signora, questa curva, va. Vero che non avevo diritto di infilarmi, però che facciamo? Sorpresa. Meno male che sono previdente. No, per carità, signora, prego, ma prego, prego. Grazie. Ehi, cazzo fai, cambio elettronico. Che se niente entrava la marcia, non è che me la mettevo per cappello, probabilmente qualcosa in più. Se mi entrava la marcia gagliarda da sola. Non mi è piaciuto, mi sono quasi cagato addosso. Succede qua, raga? Ah, incidentino? Successo il casino? Ciao bro, ti saluta così. Allora il raccordo glielo facciamo tranquillo perché sono con la mia fidanzata. Io pure sto col giubbotto per uscire, non sto con quello da moto. Quindi per la prima volta in vita mia mi farò il raccordo in maniera molto tranquilla. Sempre senza senza continuare a rispettare il semaforo. Fortunato che devo uscire, però mi ha fatto variare. Mi sono divertito, cazzo, sì. Amore, avevo proprio detto che non voglio fare lo stronzo. E poi quella ha iniziato a correre. E non è colpa nostra, però. Dovevo per forza recuperarlo. Ok, vabbè, però stavo per cadere. Ah, è vero. Sì. No! No, ma poi porca puttana, hai visto qualcosa in mezzo alla strada? No, infatti perché con questo casco non vedo niente. Meglio. 3 weeks later. Buongiorno, quale modo migliore per tornare in moto dopo 2 settimane di caldo negli Emirati Arabi Uniti se non prendendo la moto una mattina fredda con le ruote chissà quanto sgonfie che hanno giusto 15.000 km e per giunta sono delle supercorsa quindi col zero intagli. Madonna mia ragazzi, sto camminando sulle uova, lo sento che sto camminando sulle uova, sto col piede a terra ragazzi, mi sto proprio cagando sotto. Vabbè, comunque gli Emirati Arabi Uniti sono stati belli. Poi arriva un video, ho parlato con un ex pilota che ha fatto motocross mondiale, enduro mondiale e poi motard, che è la cosa che mi interessava di più, europeo. Ho fatto una piccola intervista su come si cambia una disciplina all'altra, poi la vedrete sul canale. E nel frattempo però ovviamente vi ricordo di iscrivervi, pezzi di merda, soprattutto se odiate Napoli. Ah, se odiate Napoli non potete fare altro che iscrivervi, ragazzi. Mamma mia, c'ho il culo talmente stretto che non ci passa un chiodo. Babbo, cazzo. È proprio cazzo, porco. Non siamo neanche arrivati sulla tangenziale, il traffico. Non siamo neanche sulla, siamo sul raccordo, siamo. Ah, il bro qua mi sono 2 spari di ferro proprio, complimenti. Ottima segnaletica poi, se devo dire, Adesso sto cazzo chi nell'acqua con taxi mi fa passava. Vai, cazzo pieno d'acqua. Cazzo pieno d'acqua, si può anche dire cazzo idrosaturo. O pene idrosaturo. Pene idrosaturo. Porco Dio. Grazie. Grande problema è che se freno troppo mi si chiude lo sterzo in un secondo, quindi... Oh, sveglia. Ora, secondo quelli là che mi hanno commentato il video... Ma perché se c'è traffico tu hai la moto, il motorino, dovete incolonnarvi? Ah sì? Volevo proprio vedere, ma mi incolonnavo, sai dove arrivava la fila con tutti i motorini se ci incolonavo? Se ci... Oh cazzo!
se ci incolonnavamo. Probabilmente dalle parti di Milano. Valor di idioti maledetti. Oh, che sta scritto? Se ce l'hai la C diventa Ofra. Ofra. Ciao. Ma che è sto odore? Tipo di patatine, secondo me era la frizione di quello. Vai vai il bro. Non sa guidare. C'ha un guaiato. Si infila a destra, a sinistra. E cazzo si infila a fa? Ecco, ho fatto finta di essere uno dei miei follower. Che vuole fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ma che puzza di frizione, speriamo che non è la mia. È rosso, però non si ferma. Vabbè dai, oggettivamente va giusto, proprio solo lì, ci scassato cazzo. Via, ciao. Porco di... Siamo questo ragazzi, perché non è di Napoli, questo è il Vomero. Questo è il Vomero ed è diciamo uno dei quartieri della Napoli bene, no? Dove tante persone altolocate, cose. Ci stava. Signore, vedete, non venirmi addosso, che già tenete una bella macchina piena di botte. Non sei, sei uno di quei soggetti, diciamo, a rischio, di cui ho paura. Sempre bello fare un po' di casino con la moto. Sono quelle piccole cose che io chiamo felicità. Ehi, scemo di merda. Oh, oh, Verstappen. Mamma mia, ma questo c'ha il cazzo gigante. Poi lo diciamo. Inchia, oh. Puttana. Porca troia. No, il bro con la moto, chi è? Ciao bro. Ci stava. Che poi il fatto è che solo chi è veramente povero come me scende con questo tempo con la moto. Perché se avessi la macchina, ma scenderei con la macchina. Ma non ce l'ho, perché sono povero. E allora sono costretto a rischiare la vita sugli asfalti di Napoli, tipo questo. Questo è a tutti gli effetti una saponetta, pure marrone, pieno di terreno, mi sono cazzo asciuto tutto questo terreno. Napule, Napule. Ma no, signor, ma non sia mai, io prego, ma figuratevi, ma le pare che io non rispetti le leggi e poi faccio video su YouTube? Ma lei è pazza, signora! Prego! Mi devi ringraziare, mi devi ringraziare. Tu no, tu no, tu no, tu no. Prego, signora, non devi passare. Vabbè, perché si è fermato qua in the middle il bro? Vabbè, cazzi suoi. Ah, ok, 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 ok. Guarda proprio la faccia di quello a cui non frega proprio un co di niente. Sta appicciando te prim, pa sangue di bacco, non ho messo la seconda, non metto la seconda da qualche anno. Infatti mi fa male pure la mano. Porca vacca, trial, pazzesco! Dove vai, dove vai, dove vai? Hey baby, I wanna know if you'll be my girl. Vabbè, qua sto per fare un'infrazione, ma aspettate. Visto, recuperato, ho fatto solo un'infrazione del cazzo, avete visto? Ma va a cagare. Ok, ora facciamo un esperimento, ragazzi. Vi dimostrerò che la gente non ti ascolta quando tu gli chiedi le cose. Cerchiamo qualcuno da fermare per confutare la nostra tesi. Eccolo, tipo il signore qua, guardate. Biscotto alla marena, 10,5 euro il biscotto alla marena. Grazie. Sì, perché non funziona così sti incrocio comunque, signor. Ma non funziona manco così. Ma decida. Non funziona così. Sfradroga. Anche attraversare non funziona così. Ma non so capire chi sta rosci, ma sta facendo un manicomio. Eccolo là. Chia. Non la mettiamo la catena, tanto cosa può mai succedere? La città do mar, do sul. Che cazzo stai dicendo? Do mar, do sul e da Ciaccarel. Bello, Napoli. Napole. Do mar. Il bro guarda solo da un lato. Vabbè, il bro vado io, eh? Oh, 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 sveglia, Dio cazzo. Guarda come cazzo scendi d'inverno! È colpa tua che scendi così a dicembre!
Date lo scemo, guarda, lo scemo di merda come guida, guarda. Try to buy.